La logica e il linguaggio sono forse, anzi quasi sicuramente, le due tra le più grandi conquiste dell'uomo. La logica ci permette di ragionare, quindi di pensare, e il linguaggio ci permette di comunicare e quindi di comunicare anche i nostri pensieri, anche i nostri ragionamenti. Quindi noi, fin tanto che avremo la capacità di ragionare e di parlare e scrivere, lo faremo. Lo faremo con i nostri mezzi, lo faremo con le nostre idee solide, forse poche, ma in compenso fisse, e ovviamente non ci faremo, deviare da altri, da terzi, su quella che è la nostra via, su quello che pensiamo sia la nostra via. Quindi noi la logica e il linguaggio, per fortuna, ce li abbiamo, e ce li abbiamo come pensiamo di poterle esplicare nel modo che ci piace più a noi, nel modo che riteniamo più consono al lavoro che facciamo. Benvenuti nuovamente da Mandolino Design, ben ritrovati per questa nuova video degustazione. Il preambolo era dovuto. Durante le settimane accadono delle cose, quindi noi queste cose le raccontiamo un po' così, un po' parafrasando. Ben ritrovati, oggi come potete vedere degustiamo un'eccellenza della Toscana, è un Bolgheri. È un Bolgheri offertoci da Campo La Sughera, dall'azienda Campo La Sughera, e prima di iniziare, così anche poi per la descrizione del questo Bolgheri, raccontiamo un po' come siamo arrivati a questo Bolgheri qui. In realtà l'azienda non ha partecipato in maniera strettamente fiscale o formale alla nostra al nostro servizio offerto sulla nostra piattaforma in Mandolino Design, su mandolinodesign.com, però lo ha fatto in maniera un po' più meno formale, consegnandoci questi due vini. Qui oggi ovviamente ne vediamo uno, che è un Bolgheri, che si chiama Adeo, e l'Arnione, che abbiamo nella nostra cantina, che è un altro Bolgheri, un Bolgheri superiore, ce li ha consegnati per l'appunto durante una nostra degustazione a Villa Castelletti in Sinna, dove veniva presentata peraltro una guida nazionale abbastanza famosa di vini. Ce li ha presentati perché la signorina, ovviamente, che si occupava di marketing dell'azienda, che adesso purtroppo non ricordo il nome della signorina, della signora, scuserà se sbaglio questo, ce li ha consegnati proprio perché, diciamo, ha potuto apprezzare il nostro lavoro sia all'interno della degustazione in Villa Castelletti, sia, diciamo, il lavoro che quotidianamente facciamo su mandolinodesign.com. Quindi ringraziamo ovviamente la signora anonima, di cui non ricordiamo il nome, ma sappiamo che si occupa del marketing di Campo La Sughera, e ringraziamo ovviamente Campo La Sughera, che ci ha fornito l'Adeo e l'Arnione, che andremo in una successiva video degustazione a degustare. Bene, ho fatto una lunga premessa, oggi possiamo iniziare, come sempre, grazie all'aiuto del nostro pad, a dare un po' di descrizioni, di informazioni legate a questo vino, relative a questo vino. Vabbè, ha una denominazione, quindi è origine controllata, denominazione di origine controllata, cosiddetto DOC. Questa è l'annata del 2011, non vorremmo sbagliare, ma penso proprio sia l'annata del 2011. È una gradazione del 14% sul volume, è una classica bordolese ovviamente, e il blend di questo Bolgheri qui è un Cabernet Sauvignon e Merlot.
percentuali sconosciute, nel senso che l'azienda ci dice che sono in percentuali variabili, quantità precise non le sappiamo, ma sono ovviamente è un blend di Cabernet Sauvignon e Merlot. Vediamo cosa ci dice in merito alla vinificazione, poche parole, nel senso che la vinificazione è una vinificazione tradizionale e la malolattica viene fatta in parte in acciaio e in parte in barrique. Malolattico ovviamente inteso come fermentazione malolattica. Facciamo anche un po' una breve parentesi per far capire anche un po' che cosa significa fermentazione malolattica. Viene intesa come, diciamo, viene chiamata fermentazione, ma in realtà non è una vera e propria fermentazione in senso stretto come la fermentazione alcolica. D'altra parte, diciamo, è un processo che serve per far maturare in sostanza il vino. E quindi Campo alla Sughera ci dice che la fanno in parte in acciaio, in parte in barrique, ovviamente in tempi non ben quantificati. Oh, poi vediamo un po'. No, può darsi che c'è scritto, sì, qui c'è scritto qualcosa in merito alla vinificazione, sì, viene, allora, vinificazione separata per un periodo di 12 mesi in barrique di rovere francese di secondo passaggio. Prima dell'imbottigliamento si procede all'assemblaggio definitivo e il vino poi matura in bottiglia per un periodo di circa 4 mesi. Vabbè, poi qui fa un po' di abbinamenti, ma per questo diciamo è presto, insomma, non parleremo dopo degli abbinamenti, ovviamente. Bene, ecco, completiamo con il prezzo, che purtroppo a volte dimentichiamo di dirlo sui nostri vini, a volte purtroppo le aziende non ci danno proprio la possibilità di conoscere a quanto viene venduto al pubblico quel vino, quindi scusateci se qualche volta ce lo dimentichiamo. Oggi però di sicuro non ce lo dimentichiamo e vi diciamo che questo vino al pubblico dovrebbe aggirarsi intorno al prezzo di 17 euro, 15-17 euro, presumo che la fascia sia quella lì. Va bene, possiamo, credo di aver detto tutto, possiamo andare ad aprire il vino. Oggi la giornata non è delle migliori per, diciamo, per fare questo tipo di attività, anche perché è una giornata abbastanza tesa, nel senso climatico, diciamo, del termine, però nulla, la facciamo con passione e con volontà come sempre, perché il vino lo amiamo forse più di noi stessi, pensate un po'. E bene, ora mi preparo per la mia solita mossa del giaguaro, che in realtà l'ho iniziata male, ma comunque dovrei recuperare la nostra mossa del sughero. E nel frattempo, che cosa posso dire? Nel frattempo, come sempre, vi dico qual è lo scopo delle nostre video degustazioni. Lo scopo delle nostre video degustazioni, ovviamente, è quello di far avvicinare il pubblico più giovane, gli utenti più giovani, ad un mondo come quello del vino, che è un mondo, ripetiamo sempre, molto sedimentato, un mondo vecchio, da svecchiare, e tentiamo quindi, per l'appunto, di fornire un servizio così anche fuori dalle righe, un servizio divertente che possa ovviamente far piacere, possa attirare quei più giovani. Non per forza, voglio dire, il vino deve avere i capelli bianchi e la barba lunga, ecco, intendiamoci. Può essere anche sbarbato, anzi forse è meglio che sia sbarbato, così diamo modo ai nostri fratelli, sorelle, come diciamo sempre. Ah, che profumo! Beh, questo ve lo racconto dopo, ma fatemi finire, insomma, dicevo, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri cugini, ma anche i nostri coetanei, perché Mandolino Design è una redazione di giovani ragazzi, trentenni, sotto i 30 anni, e dobbiamo dire che anche quelli della mia generazione, della mia fascia di età,
si appassionano sempre di meno a un mondo come questo, o più che altro si appassionano a cose veramente futili, cose che non hanno senso. Infatti ultimamente vanno di moda molte app, molte applicazioni che hanno, diciamo, utilità pari a zero, ma questo, diciamo, è un altro discorso. Questo ve lo devo raccontare dopo, però non ve lo devo raccontare. E poi un altro nostro scopo è sicuramente quello di, più che scopo, diciamo un focus, cioè l'idea di questi video degustazioni qual è? Beh, sicuramente non è quello di raccontarvi il vino perché dobbiamo fare i ganzi, come raccontarvi il vino. A noi non ce ne frega niente, voglio dire, di dirvi se un vino è buono, è più buono di un altro, è eccellente. Però vi possiamo guidare e ovviamente possiamo dare, infatti diciamo il nostro scopo è proprio questo, dare una mano anche alle aziende, medie, piccole, grandi, quel che sia, chi vuole collaborare con noi è ben accetto, non abbiamo né pregiudizi né post giudizi, ecco, in questo senso. E quindi aiutiamo anche le aziende a far conoscere i propri vini e vogliamo farveli conoscere, punto. Non dobbiamo dirvi se quel vino è buono, se quel vino fa schifo, quel vino... qualche altro aggettivo che preferite voi. Noi ve li presentiamo e ve li presentiamo per poi farveli acquistare, in modo tale che poi voi sarete voi per l'appunto a giudicare e appassionarvi a quel vino. Utilizziamo peraltro sempre la metafora della scala, la metafora del palazzo, diciamo sempre che l'obiettivo di queste video degustazioni, qui la mossa l'ho fatta un po' male, l'obiettivo di queste video degustazioni è proprio immaginarsi di dover arrivare al decimo piano di un palazzo e di passare attraverso le scale. Ci sono diverse rampe di scale da dover attraversare. Noi con la nostra video degustazione vi accompagneremo sino alla fine della prima rampa, dopodiché la restante parte del palazzo dovete percorrerla da soli e quindi potervi appassionare, acquistare i vini e berli soprattutto. Beh, speriamo di avercela fatta. Oggi sono un po' in confusione, molta confusione direi. Infatti sto anche parlando troppo. Va bene. Vediamo di completare la mossa del sughero, che fa sempre la sua sporca parte. E possiamo finalmente andare a degustare il vino, dopo che si è, per l'appunto, riposato un po'. Ah, ecco, vi dovevo dire, quando vi raccontavo del sughero, odoravo il sughero, ha sprigionato un profumo, direi vanigliato, ma diciamo impressionante. Sembrava quasi di aprire una di quelle bustine vanigliate utilizzate nella pasticceria. Era qualcosa di spettacolare, diciamo, l'odore del sughero di questa bottiglia. Tutto qui, era veramente un qualcosa di molto 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 entusiasmante. Va bene, allora vediamo, cominciamo dall'analisi cromatica del vino. Ora, ecco qui, allora, ovviamente dalla telecamera presumo che, come sempre, si veda poco. Allora, che cosa ci dice questo vino? Perlomeno l'analisi cromatica di questo vino. Presenta un colore, se vogliamo, rosso rubino intenso, cioè è un rosso rubino dove non filtra la luce, proprio un rubino forte, un rubino denso, molto denso, chiuso, ecco, se vogliamo. Anche qui vengono fuori delle lievissime sfumature, più che viola direi sfumature rosa, di color proprio rosa.
Ma la parte più caratteristica di questo vino, dal punto di vista ovviamente dell'analisi cromatica, è proprio questo colore rubino intenso, infiltrabile, ecco. Va bene, andiamo a sentire all'olfatto cosa ci racconta il naso, per vedere, per andare avanti, per completare pian piano la scala. Allora, un primo sentore di questo vino è quella dolcezza, diciamo, che viene fuori dai frutti a bacca rossa, che però sparisce quasi immediatamente facendo il posto ad una percezione tra lo speziato e l'erbaceo, che rimane molto presente anche non solo all'inizio, ma anche dopo aver fatto una lunga inspirazione del vino, quindi quando comincia in realtà a saturarsi un po' il naso di tutti i profumi dell'alcol, sostanzialmente, del vino. Quindi le caratteristiche più evidenti al naso di questo vino sono, per l'appunto, come dicevo, quella lieve, lievissima, ma che sparisce subito, caratteristica di frutto a bacca rossa, quindi dolciastro, quel dolce del frutto proprio, che poi fa posto a questo speziato, a questa speziatura e a questo, diciamo, abbinamento con caratteristiche erbacee. Vediamo che cosa ci racconta in bocca, come si comporta in bocca per completare la nostra scala. Allora, in bocca direi che conferma nettamente questa speziatura. La conferma e se la porta, insomma, giù fino alla fine. A questo ci abbina una caratteristica acida, diciamo, abbastanza percettibile, e un tannino che, come dire, arriva in bocca, lo senti all'ingresso del vino in bocca, ma che poi piano piano, diciamo, sparisce. Cioè un tannino che scivola via, diciamo così, rimane, perché ovviamente per forza di cose subito quando lo metti in bocca, e dopodiché pian piano praticamente sparisce. Quindi direi che le due caratteristiche più evidenti di questo vino sono la speziatura e diciamo questo, o perlomeno le virgole, diciamo così, che ci hanno interessato, che sono più che ci hanno più colpito, sono questo profumo dolce all'inizio, che lascia poi posto alla speziatura e a questo sentore leggermente erbaceo. Dopodiché al palato conferma la nostra, diciamo, caratteristica erbacea che avevamo sentito al naso, e accompagnato da un tannino che arriva subito, ma pian piano, diciamo, anzi pian piano, molto velocemente sparisce. Direi che è tutto. Direi anche che questo può essere un vino accompagnato sicuramente a delle carni, ora lo dobbiamo dire, non troppo grasse,
e penso che anche qualche primo un po' più tosto potrebbe andare bene con questo vino. Penso di aver detto tutto, penso che ci possiamo salutare.